Signore e signori, benvenuti in questa nuova news. Finalmente, dopo secoli e secoli, mi sono ricordato di metterci un po' di musichetta di sotto. E diciamo che non è musica messa direttamente nel video, ma la sto ascoltando veramente dallo stereo. E si registra così, perché non ho tempo, perché sennò perdo lo scatto dell'una e mezza, quello là che io di solito pubblico il video intorno all'una e mezza. Quindi facciamo veloce in modo tale che non devo fare il post editing e andiamo direttamente alla news, che è una cosa veramente molto epica, perché purtroppo non riguarda noi, ma è comunque abbastanza epica. Infatti in Germania hanno deciso di mettere niente proprio di meno che nei GameStop l'annuncio in cui dal 1 aprile al 3 luglio, quindi un sacco di tempo, ritirare quelli che sono i coupon per fare il download di Charizard Shiny con o senza Charizardite. Sì, arriva a livello 36, ha questi attacchi qua ed è presenta la Charizardite Y, che mi piace un sacco, qua, Mega Charizard Y, penso che sia il più bello, almeno nel gioco, perché nelle carte Mega Charizard X l'hanno fatto proprio bene. E una cosa molto importante, possiamo fare il download sia su Cosmo, si chiama, su XY, che su Omega Rubino e Alfa Zaffiro, quindi lo possiamo fare per tutto quello che vogliamo, basta che siano giochi di sesta generazione. E purtroppo, ragazzi, sono in Germania per adesso, ma a quanto pare questo è un download che si riprende a quello che possiamo dire è stato annunciato e quindi distribuito l'anno scorso in Giappone. Quindi molto probabilmente questo è il primo paese europeo e poi parte la sfilza, e tra cui ci dovrebbe essere anche l'Italia. Sicuramente da me saprete di molto di più, almeno non lo so, sicuramente non adesso perché non ne so niente, ma sicuramente, non lo so, forse mi do 20 giorni, dai, se entro 20 giorni non vi dirò assolutamente niente a riguardo, purtroppo vuol dire che da noi non arriverà e dovremo andare in Germania, insomma, se sapete come si dice Charizard, anzi vorrei un Charizard in download, scusa ma sono italiano, in giapponese, che poi lui tradurrà in tedesco, sarà una cosa veramente mega fantastica. Ragazzi, la news era questa, abbastanza corta, così ve la butto direttamente adesso, infatti è sabato, quindi quello che vedete è in tempo praticamente reale. La news finisce qui e ci vediamo alla prossima news, brutti brutti!